Celebrazione che, si diceva prima, si svilupperà con una serie di ulteriori eventi. Il 14 settembre con un concerto commemorativo di organo, organo che sarà suonato da Michele Puzzoni e da una voce narrante, Carlo Ferrara, presso il santuario della Madonna della Fontana, 300 anni dalla consacrazione. Il 18 settembre l'inaugurazione in biblioteca della mostra San Nazario e la sua storia, un'inaugurazione che poi si protrarrà all'apertura della mostra, la possibilità di visitarla sino al 27 settembre. Ultimo appuntamento, altrettanto importante, il 25 ottobre, O Cara Vergine, concerto di chiusura dell'anno malaspignano con la corale polifonica Cieli Immensi, ovviamente presso il santuario della Madonna della Fontana. Comune e biblioteca hanno inoltre perfezionato una importante ulteriore iniziativa. Nell'era dell'email verrà emessa una cartolina illustrata, numerata, tutta dedicata alla storia, all'effigie, alla figura del Marchese Malaspina. Cartolina che sarà dotata di annullo filatelico ufficiale emesso dalle Poste Italiane. Vi faremo poi sapere data e luogo dell'emissione. Direi a questo punto che il ricco carnet si arricchisce in un ulteriore momento, ovvero le relazioni ufficiali della giornata. Vi do una breve lettura della prima relatrice, Susanna Zatti, alla mia sinistra. Io sono particolarmente felice di presentarvi la dottoressa Zatti, che ha accettato di partecipare a questo convegno. La sua presenza fra noi ci rende orgogliosi, perché Susanna Zatti è infatti un personaggio importante della cultura della provincia. Pavese di città, laureata in lettere e filosofia all'Università di Pavia, con la professoressa storica dell'arte Rossana Boscaglia e successivamente con un diploma post laurea di perfezionamento in storia dell'arte dell'Università di Genova. La dottoressa Zatti fa parte da molti anni dello staff direttivo dei Musei Civici di Pavia, dei quali attualmente è la direttrice. È inoltre dirigente del settore marketing territoriale e cultura del Comune di Pavia. Si occupa nella totalità e complessità dei musei civici del Castello di Pavia, dai vetri romani ai mosaici romanici, dalle stampe all'oreficeria, dalle pale d'altare ai quadri novecenteschi, la biblioteca d'arte, forse la più bella in Lombardia, la fototeca, i vari laboratori. E ancora le operazioni di acquisizione, di restauro, di prestito, di allestimento di mostre. La dottoressa Zatti è inoltre una studiosa di storia dell'arte ed ha focalizzato i suoi numerosi saggi in un arco di tempo che va dal Settecento alla pop art. Cito solo ad esempio i suoi lavori sull'architetto Veneroni, l'architetto di Palazzo Mezzaparva a Pavia, le sue indagini sull'urbanistica a Pavia, sullo stile Liberty, sulla pittura 8-900. E non possiamo quindi che ringraziare di cuore per aver voluto essere qui con noi, e ringraziamo il assessore alla cultura che abbiamo prima sentito, il dottor Giacomo Galazza, che rappresentava il Comune di Pavia. Infine sottolineo la grande disponibilità nel prestito alla grande mostra su Luigi Malaspina che aprirà il 18 settembre proprio qua in biblioteca, materiale proveniente in grande parte dal Castello di Pavia. La parola ora a Susanna Zatti. Grazie, mi sembra una presentazione un po' tanto piena di elogi che non erano necessari, no, però mi sembrava assolutamente importante essere qui questo pomeriggio per testimoniare appunto la volontà di collaborazione con il Comune di San Nazaro, con l'assessore che gentilmente mi aveva invitato, con Fiorenza Marziani, che è una mia antica compagna di studi, sebbene lei sia più giovane di me, e che ci siamo conosciuti nelle stanze dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pavia con la professoressa Boscaglia e con il professor Peroni. Lei è rimasta più legata alla storia medievale, storia dell'arte medievale, io invece ho seguito la mia maestra sulle strade appunto
della pittura e dell'architettura dal Settecento, dal barocchetto fino a Liberty e poi al pop art, come ricordava, che è stata la mia tesi di laurea. Perché è così importante la nostra presenza, la presenza dei musei di Pavia qui oggi? Perché i musei di Pavia sono i musei fondati da Marchese Malaspina, la Pinacoteca dei musei civici, che è solamente una parte, una sezione dei musei, però è una sezione molto molto importante, occupa tutto l'intero piano del Castello Visconteo, voi sapete quanto è grande il Castello Visconteo di Pavia. La Pinacoteca ancora oggi si chiama Pinacoteca Malaspina, sebbene comprenda il nucleo principale, che è quello della raccolta Malaspina, e a questo si siano aggiunti negli anni, cioè dal 1838, data che, come ricordava prima l'assessore Galazzo, è stata l'apertura, prima volta in cui si è aperta questa Pinacoteca al pubblico. Dal 1838 a oggi ovviamente questa Pinacoteca si è arricchita di molti lasciti, di acquisizioni, di doni anche molto importanti, e quindi il nucleo originario del Malaspina adesso costituisce una parte di questa Pinacoteca, ma è sembrato comunque rispettoso mantenere l'intitolazione al Marchese, perché diciamo che proprio la parte fondante e anche forse le opere obiettivamente più di rilievo sono quelle appunto che ci vengono dal lontano lascito del 1838. A soli 5 anni dalla sua morte, ricordavamo prima che il Marchese morì nel 1835, solo 5 anni dopo già un medaglione con la biografia del Marchese veniva inserita da Difendente Sacchi, noto poligrafo, filosofo pavese, ma riconosciuto come storico e letterato, diciamo tra i più importanti degli anni del primo romanticismo. Dicevo che già nel 1840 Defendente Sacchi, nel mandare alle stampe il suo volume Uomini utili e benefattori del genere umano, inseriva proprio un medaglione del Marchese Malaspina tra i benefattori del genere umano. Perché questo riconoscimento? Per 2 motivi, diceva Defendente Sacchi: perché diede grande vanto alla città, scriveva nel 40, quindi da 2 anni si era aperto il Museo Civico, e perché ha contribuito moltissimo al futuro di istruzione e conoscenze delle più giovani generazioni. Quindi già Defendente Sacchi aveva individuato 2 dei motivi principali, diciamo, dell'importanza del Marchese Malaspina a livello internazionale, diciamo, no? Proprio per questa sua caratteristica di attenzione e di volontà di miglioramento appunto delle giovani generazioni e la volontà appunto di dare a beneficio del pubblico quanto era invece una sua proprietà privata. Quindi, oltre a descrivere le sue grandissime conoscenze enciclopediche, proprio diciamo versate nelle più diverse discipline, e di questo sono testimonianza le moltissime pubblicazioni di Malaspina, che riguardano veramente gli argomenti più diversi, dal modo di coltivare la vite agli istituti di cura, a tutto, diciamo, tutti gli argomenti più disparati. Dicevo che appunto, oltre a questa caratterizzazione di conoscenze enciclopediche, era quello che voleva sottolineare era proprio il suo impegno civile e l'interesse prioritariamente rivolto proprio al bene pubblico. Malaspina era membro di diverse accademie artistiche, dell'Accademia di Vienna, dell'Accademia di Londra. Era un perito di architettura, credo che poi altri meglio di me in questa sede racconteranno quanto appunto fosse importante il suo nuovo concetto di architettura. Ricordo brevissimamente che solamente per Pavia di Malaspina è rimasto un progetto di riforma dell'ospedale, un progetto di riforma del Duomo,
la progettazione di alcune palazzi molto importanti, come il palazzo del suo amico Giovanni Alessandro Brambilla, ora sede della Fondazione Banca del Monte in Strada Nuova, oltre che la progettazione della sede del museo, quindi lo stabilimento di Belle Arti Malaspina, ora occupato dalla Biblioteca Bonetta. Ma oltre a essere un architetto anche museografo abbastanza avanzato, perché, senza volermi diffondere troppo, ma comunque anche nel suo progetto di salone dedicato alle pitture, progetto quindi degli anni 30 dell'Ottocento, erano già previste delle indicazioni sulla conservazione dei dipinti e sull'illuminazione per i dipinti, quindi con finestre aperte nella parte superiore della parete per avere una luce solo zenitale che quindi non disturbasse il dipinto dal punto di vista della conservazione, delle idee museograficamente anche molto, molto avanzate. Però ecco, era anche uno studioso che si dedicava proprio al tema generale del disegno della città, dell'urbanistica, quindi dei temi del decoro. Aveva fatto un progetto di risanamento anche di una parte delle mura, le mura di Pavia, quelle che davano verso nord, verso Milano, riprogettando l'allea dei Belvedere, ponendo molta attenzione al verde, poi ridando proprio un disegno generale a tutta quella zona della piazza di Loreto, ora piazza Petrarca, che vedeva in sequenza la sua residenza, attuale residenza del prefetto, lo stabilimento di Belle Arti e un grande giardino che poi andava a collegarsi con col monastero dell'Annunciata, e quindi tutto un ridisegno di questa parte della città in senso neoclassico. Certo, a voler ben vedere, per fare tutto questo aveva distrutto qualche chiesa romanica, però non possiamo non pensare che i tempi, cioè la storia, non si può modificare poi con il gusto del gusto del dopo. Il neoclassicismo non poteva sopportare l'arte medievale, quindi è ovvio che nel momento in cui ha distrutto una grande parte della chiesa di Loreto o di San Zeno, questo apparteneva, diciamo, alla sensibilità dei tempi. Non si può pensare che qualcuno non appartenga e non senta comunque quello che è lo spirito dell'epoca in cui vive. Comunque, personalità quindi, ripeto, molto estroversa, un vero illuminista, quindi con uno spirito appunto da enciclopedia, il Marchese Malaspina trovò, diciamo, negli anni dell'esilio, a cui prima già si è fatto riferimento, quindi tra il 1796, anno in cui lasciò la Lombardia, e il 1808, quando rientrò, in quel periodo in cui egli visse molto nei paesi mitteleuropei, in Germania e in Austria, cominciò a interessarsi di stampe. Diciamo che poteva essere stato anche un po' indotto a questo tipo di gusto dal suo carissimo amico Giovanni Alessandro Brambilla, famoso chirurgo di Maria Teresa e poi soprattutto di Giuseppe II. Era stato protochirurgo a Vienna del re, era rientrato poi a Pavia durante la sua pensione. Malaspina gli aveva disegnato il palazzo e Brambilla aveva portato con sé, tornando anche dai paesi mitteleuropei, moltissime stampe. Aveva una collezione molto buona di stampe, oltre che di dipinti. Ecco, Malaspina, forse influenzato da Giovanni Alessandro Brambilla, così come influenzato dall'amicizia che gli aveva
con Adam Barsch, che fu il più grande, tuttora la Bibbia, diciamo, di tutti coloro che si occupano di incisione di stampe, è proprio il Barsch, questo volume, cioè questa collana di volumi in cui sono, in ordine alfabetico, sono riportati tutte le sigle, tutti le firme degli incisori di tutto il mondo conosciuto, diciamo, e appunto è il riferimento per chiunque voglia studiare e inventariare delle stampe. Quindi iniziò appunto a raccogliere delle stampe, che tra l'altro erano anche agevoli, diciamo, per lo spostamento, e quando ritornò quindi a Pavia possedeva più di 5.000 pezzi, 5.460 stampe vennero riportate appunto in città, e nel 1824 era pronto appunto il catalogo a stampa, pubblicato quindi, della raccolta di stampe. Era un inventario ragionato, ma era nello stesso tempo un manuale in cui si raccontava un po' la storia dell'arte attraverso appunto la storia dei grandi incisori divisi per nazionalità, quindi diciamo il gruppo italiano, poi il gruppo fiammingo, la scuola francese, eccetera. Quindi poi in ordine alfabetico si trovava appunto questo elenco degli incisori, questo è la descrizione e la riproduzione delle stampe, e anche una nota importante sul tipo di tecnica, la xilografia piuttosto che l'acquaforte, piuttosto che appunto i vari tipi di incisione, che poi vanno tutti sotto il nome generico di stampe, ma si tratta poi di tecniche anche un po' diverse. Scrivendo la prefazione appunto al catalogo, il Malaspina scrive: la riunione di molte stampe fatta senza ordine né piano, siccome per qualsivoglia altro genere, chiamar non si può col nome di raccolta o collezione, e tali unioni soltanto quali ammassi informi devono si riguardare. Cioè lui dice, se non c'è un piano organico nel raccogliere delle cose, delle stampe, ma poi dice qualsivoglia altro genere, questa non è una collezione, questa è un ammasso, è una cosa che si fa per diletto, perché a qualcuno piace un certo genere di oggetti e li raccoglie, e poi è un suo gusto personale. Diverso invece è quando uno vuole fare una collezione, e lui, il Marchese Malaspina, aveva proprio come finalità quello di costruire una collezione. Allora, per costruire una collezione bisognava avere un metodo, bisognava avere un ordine, e bisognava in qualche modo, come dire, rappresentare tutte le epoche e tutte le scuole geografiche, altrimenti questa non era una collezione. Questo è un tema molto, molto importante nella storia del collezionismo, perché non tanti erano giunti già allora a questo tipo di mentalità, no? Per dare maggiore, come dire, forza a questa sua idea, lui diceva che per avere una collezione, perché si chiamasse tale, doveva avere un catalogo, un catalogo a stampa che spiegasse la collezione, e doveva anche avere un allestimento, un ordinamento, e quindi ne prefigurava già, e questo è il dato importante, nel momento in cui cominciava a collezionare già prefigurava la possibilità che quanto lui collezionava diventasse di patrimonio e di beneficio pubblico, fosse strumento di conoscenza e di educazione per quanti avrebbero goduto di questa sua collezione. La collezione di stampe, dicevo, fu una delle prime a essere formata, ma il catalogo, come ho detto prima, essendo tanti pezzi, venne pubblicato soltanto nel 1824. Nel frattempo aveva pubblicato negli anni precedenti già il catalogo della sua collezione di idoli egizi, perché il Marchese Malaspina, tra i suoi amici, aveva anche Champollion, che fu spesso suo ospite, e quindi attraverso Champollion ebbe appunto la possibilità di acquistare una novantina di pezzi egizi che oggi noi esponiamo appunto nella nostra sezione archeologica.
così come aveva fatto, aveva stilato e concluso, ma mai pubblicato, diciamo, la stampa, il catalogo delle arti minori e il catalogo anche dei disegni, molti disegni, aveva radunato circa 500 e di autori anche molto importanti. Ma quello che fu, diciamo, l'opera sua principale fu il catalogo dei dipinti, perché dopo aver collezionato le stampe si diede a collezionare dipinti. E la raccolta di dipinti, il catalogo era stato iniziato nel 1833 e però non fu mai dato alle stampe per l'intervenuta appunto morte, quindi rimase inedito. Importantissimo ancora una volta il metodo, no? L'idea che per raccogliere dei dipinti bisognasse, per fare una collezione bisognasse avere un metodo, non si dovesse andare a caso. Il concetto fondamentale, in questo stava, diciamo, la sua grande valore neoclassico, che la pittura fosse un mezzo di civile educazione al bello, come dice, e dunque al buono, perché nel neoclassicismo c'era questa, diciamo, corrispondenza tra quello che è bello e anche buono. Poi invece il romanticismo ribalterà esattamente questa idea. Quindi, trascurando le inclinazioni estetiche soggettive, lui cerca di fare una collezione che rappresenti lo sviluppo delle arti a partire dagli inizi del 300 fino alla fine del 700, fino al neoclassicismo, che era l'età sua contemporanea. Quindi comincia a collezionare dipinti che lui ritiene, di Giotto, Cimabue, poi passa a Masaccio, Andrea da Messina, per la Mantegna, per arrivare ai grandi del Rinascimento, perché quello che lui vuole dimostrare è che la storia dell'arte è un'evoluzione verso il bello, no? E poi, dopo il Rinascimento, i grandi del Rinascimento, diciamo un po' il decadimento dell'epoca barocca, per il ritorno al neoclassicismo, la ripresa appunto della classicità e quindi dei valori anche rinascimentali. Purtroppo, ecco, lui era un grandissimo conoscitore di stampe, ma non era un altrettanto bravissimo conoscitore di pittura, o perlomeno il suo desiderio di fare una storia dell'arte per esempla, quindi per le cose migliori, è chiaro che lo portava, quando si trattava di arrivare al Rinascimento, si trovava di fronte dei mostri sacri come Raffaello, Michelangelo e Leonardo, non ha trovato né un Raffaello, né un Michelangelo, né un Leonardo, ma lui riteneva di sì, e quindi all'interno della nostra collezione adesso noi abbiamo dei dipinti che lui attribuiva ai grandi e che in realtà sono delle repliche. Le repliche, sapete che non sono copie, le repliche sono quello che la bottega dell'artista esegue sotto diciamo, il controllo dell'artista, ma che non è in mano dell'artista stesso. Quindi ci sono delle repliche, ci sono dei dipinti che comunque hanno attribuzioni, se non più a Leonardo, a quelli che sono appunto i leonardeschi, ma che sono comunque artisti di grandissimo livello. Gian Pietrino, per dire, un leonardesco, ma è un artista eccelso. Quindi la sua raccolta di dipinti è una raccolta che non ha esclusivamente dei grandissimi nomi, perché la storia dell'arte successiva ha ridimensionato in molti casi certe sue attribuzioni. Il grande dipinto, lui era convinto di possedere la Palla della Vittoria di Mantegna, in realtà lui ha una replica della Palla della Vittoria di Mantegna, però per esempio il ritratto d'uomo di Antonello da Messina è il ritratto d'uomo di Antonello da Messina. Quindi grandi opere e altre che invece sono state riconsiderate e magari per esempio un dipinto che lui aveva acquistato come Martin Schongauer, un artista che lui amava moltissimo perché è un grandissimo incisore, Schongauer è uno dei più importanti incisori, in realtà non è di Schongauer, però è stato riconosciuto come Hugo van der Goes, quindi comunque un artista di pari, almeno di pari livello. Quindi tutta questa raccolta che lui ha ordinato appunto in questo senso di creare una sorta di storia dell'arte fu nelle sue intenzioni, quindi già nel testamento
del giugno del 1833 destinata alla pubblica fruizione. Quindi lui aveva già previsto che la raccolta venisse aperta in alcuni giorni della settimana, in alcuni orari, che ci fosse un conservatore e che tutti i dipinti allestiti all'interno di questo stabilimento di belle arti che lui aveva creato a fianco della sua residenza, quella che appunto, ripeto, oggi è la Biblioteca Civica Carlo Bonetta, questi dipinti dovevano essere esposti su file sovrapposte, nel salone che adesso è il salone di lettura, su file sovrapposte, iniziando dai primi giotteschi e proseguendo in ordine cronologico, e dotato di cartellini. Anche questa è una grandissima innovazione, devo dire, nella museografia ottocentesca, perché il cartellino dava l'opportunità a chi visitava la raccolta di sapere e di seguire comunque le scuole, gli anni, eccetera. La raccolta, egli morì nel 1835, nel 1838 per volontà anche del nipote la raccolta venne aperta effettivamente al pubblico, quindi fu il primo museo pubblico pavese, uno dei primi musei pubblici in effetti in Lombardia, rimase esposta fino al 1980, e poi dal 1980 la Pinacoteca Malaspina è esposta al Castello Visconteo, dove siete tutti invitati a venirla a visitare. Grazie. Fa ora seguito l'intervento del conte Giuseppe Sannazaro Natta sul tema Un borgo e una famiglia nella Lomellina del Medioevo. Due parole su chi è Giuseppe Sannazaro Natta. È nato a Genova, si è laureato in economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, ha viaggiato molto in tutto il mondo sia per diletto che per lavoro. Erede della famiglia che fondò Sannazaro dei Burgondi, Giuseppe Sannazaro non è uno storico di professione, ma sicuramente un appassionato di storia, soprattutto di storia medioevale. Eppure avendo una vita professionale di rilievo, ha deciso di dedicare tempo libero e passione alla storia di Sannazaro dei Burgondi e dei Sannazaro. Pur continuando a lavorare nel mondo degli affari da quasi 8 anni, si è stabilito con la sua famiglia a Giarole. Giarole è un piccolo paese collinare nel Monferrato, per curare il restauro e la valorizzazione del castello che appartiene alla famiglia dei Sannazaro da ben 850 anni e in cui ha aperto una fiorente attività turistica. La parola a Giuseppe Sannazaro Natta. Proviamo. Buonasera a tutti. Allora, come hanno detto, non sono uno storico, e anche se ho una grande passione, perché la storia è sempre stata la mia passione fin da bambino. Allora, quello che volevo raccontarvi è un po' l'origine della famiglia Sannazaro, qui dicendo. Ovviamente, sperando di non annoiarvi, tenendo conto dei legami con Malaspina, che sono molti e molto lunghi, e poi dirvi due cose, proprio due, sui legami, diciamo così, che se non possiamo provare che siano esistiti, però probabilmente esistevano, tra il Sannazaro e Malaspina nel periodo di cui stiamo parlando, cioè tra la fine del 7 e l'inizio dell'Ottocento. Spero di non essere troppo noioso e spero di non essere troppo lungo. Iniziamo dall'inizio. Allora, come nasce Sannazaro? Allora, il paese dovrebbe nascere intorno a un piccolo monastero, una cella, quindi un piccolo era una piccola chiesetta di cui si hanno notizie già nella seconda metà del X secolo, intorno al 980. E
E più o meno nella stessa epoca abbiamo notizie, abbiamo le prime notizie della famiglia Sarrazza. Il primo documento è del 982, si parla di un certo Gandolfo de Ticino, che secondo uno storico locale, Giacomo Mascapè, sarebbe appartenuto alla famiglia San Lazzaro. Dico sarebbe perché ovviamente, come voi sapete, i cognomi nascono molto dopo e in quel documento non si parla di un Gandolfo di San Lazzaro, ma si parla di un Gandolfo di Ticino. In questo documento Gandolfo, insieme ai parenti che si chiamavano Raineri Burgondio, dice di aver donato una grossa fortuna, stiamo parlando di 1000 iugeri di terreno, che se non sbaglio sono circa 250 ettari, varie cascine e una casa a Pavia, a Samaiolo è un abate clugnacense, quindi un personaggio molto importante. Perché gli abbia fatto questo grande regalo? Perché probabilmente in quel momento la protezione dell'ordine clugnacense era un elemento politico molto importante. Oltre al fatto che normalmente i terreni venivano poi retrodati in gestione a chi li donava. Ecco, questo è il primo documento certo sulla famiglia San Lazzaro. Poi ce ne sono due o tre che vanno intorno al 1000, una citazione di un patronato in una chiesa di Ferrera, un San Lazzaro che sarebbe stato vescovo di Ivrea nel 1089 e poi arriviamo più o meno al 1100. Ecco, fatemi dire due cose perché penso che forse sono curiose sull'origine della famiglia e perché si dice De Burgondio. Ci sono varie teorie sull'origine della famiglia. La più quella che la farebbe diventare più antica è quella riportata dal poeta napoletano Jacopo San Lazzaro, che dice che la famiglia discendeva da San Nazario. Ora, San Nazario era un santo del primo secolo d.C., il cui culto diventa importante all'epoca di Sant'Ambrogio, e quindi diciamo che come fantasia è molto bella, ma poco credibile storicamente. Tra l'altro c'è uno storico dell'Ottocento che dice che assolutamente San Nazario non potevano discendere da San Nazario perché San Nazario era africano, quindi questa cosa sarebbe stata inconcepibile. La seconda teoria era quella che erano di origine borgognona, quindi dai Burgundi. Questa è una teoria di cui è stato parlato molto anche su siti internet legati a San Lazzaro, eccetera, eccetera. Anche questa è una teoria su cui non c'è nessuna, diciamo, valenza, nessuna certezza storica. E secondo la mia opinione, dopo aver studiato un po' le carte della famiglia, il De Burgundi deriva da tutt'altro motivo, anche perché il patronimico, chiamiamolo così, De Burgundi sorge molto più tardi rispetto all'epoca di cui stiamo parlando. E cioè il De Burgundi era semplicemente per assediare al ramo che era rimasto a San Lazzaro, della famiglia San Lazzaro, per identificarlo con i San Lazzaro di Burgundio, perché Burgundio era un nome di battesimo. Le altre due teorie interessanti potrebbero essere quelle che fosse di origine franca. In archivio c'è una lettera di un contemporaneo della Chiesa Luigi Malaspina, al conte Cozzo di Salabue, al conte Vincenzo Callori, che era zio di un mio antenato, in cui dice che aveva trovato la prova che San Lazzaro erano di origine franca, discendevano da un principe franco venuto in Italia con Carlo Magno, più o meno all'epoca. Questa lettera però non esiste, quindi non abbiamo nessuna, ovviamente, cioè abbiamo la lettera ma non abbiamo il documento che lui avrebbe visto. Altra ipotesi possibile è quello che siano di origine longobarda. I nomi originari della famiglia potrebbero sembrare di origine longobarda, appunto Gandolfo, Altavia e così via. Ecco,
Comunque sicuramente la famiglia aveva una certa, un certo ruolo, una certa importanza nella, nella lomellina della fine del Novecento. E l'altra cosa che ha fatto pensare all'origine longobarda è il fatto che nella nostra famiglia non è mai esistito, se non dal 1500 in poi, il maggiorascato. Il maggiorascato è quella legge per cui, come sapete, il primogenito maschio eredita tutto il feudo, tutta la proprietà, e si arriva per tenere intatte le proprietà. Non esistendo il maggiorascato, il maschio ereditava in parti uguali, e questo ha portato a un frazionamento enorme delle proprietà e a un numero infinito di membri, tanto che appunto la famiglia, e qui sta arrivando a quello che mi interessava raccontarvi, già alla fine del 300 era numerosissima e divisa in tantissimi rami. Ecco, passato diciamo così questa specie di preistoria familiare, quella che diventa la storia inizia fondamentalmente dalla metà del 1100, con la prima citazione, che è di un certo Ferdinando Sannazzaro, che sarebbe stato signore di Lazzarone. Lazzarone è un piccolissimo paese a pochissimi chilometri da Giarolo, dove io abito, che attualmente si chiama Vilabella ed è una frazione di Valenza. E questo documento è del 1160, arriviamo dove, diciamo, dove la storia inizia, sicuramente, ecco, è del 4 dicembre del 1163, è del diploma con cui l'imperatore Federico Barbarossa dà a quattro cavalieri della famiglia Sannazzaro il permesso di costruire un castello. In realtà il diploma dice che il Sannazzaro vengono ringraziati per quanto fatto in termini di pericolo per le loro persone e rischio per le loro cose a favore dell'impero. E i quattro Sannazzaro citati nel documento, definiti milites, che nel latino medievale dovrebbe corrispondere alla parola cavalieri, sono Assalito, Burgundio, Raineri e Vidonis, che viene normalmente tradotto con Guido o Guidone. Il mio ramo dovrebbe discendere da Raineri, il ramo rimasto a Sannazzaro dovrebbe essere quello che era appunto di Burgundio, e di Assalito e di Guido ci sono varie nomi e varie citazioni sparse un po' in tutto il Medioevo. Tra l'altro il padre di Gandolfo del Ticino, che l'ho citato nel 982, si chiamava Assalito. Mi sono sempre chiesto da dove venisse questo nome così fantasioso, e dopo lunga ricerca recentemente qualcuno mi ha fatto notare che potrebbe essere la latinizzazione del nome latino Axel, e mi è piaciuto perché ho pensato che chiamare il figlio Assalito doveva avere del coraggio, quindi insomma almeno aveva un nome, una ragione che non era così stupida, ecco. Quindi Assalito, ecco. Il diploma del 1163 probabilmente fa riferimento a due fatti d'arme in cui Sannazzaro avevano partecipato, che sono l'assedio di Cortona e l'assedio e la conquista da parte del Barbarossa di Milano, su cui un Sannazzaro venne incaricato nel 1162 del giuramento di Porta Comasina. La città viene divisa in zone e ognuno dei vari comandanti, diciamo così, dell'esercito del Barbarossa è incaricato di una zona per che tutti facciano il giuramento di fedeltà. Ecco. Scusate, faccio un passo indietro, ma è importante. La probabile origine della famiglia, come spesso succede, è legata a una delle grandi famiglie dell'aristocrazia medievale italiana. No? Le due grandi che vengono citate sono gli Obertenghi e i Supponidi. Gli Obertenghi dovrebbero essere anche gli antenati dei Malaspina, tanto che in svariate pubblicazioni si dice che i Malaspina e i Sannazzaro
avevano avuto un'origine comune, anzi si dice che San Lazzaro sono una derivazione di Malaspina, perché Malaspina sono sempre stati molto più importanti di San Lazzaro, quindi ovviamente non era possibile che fossero i San Lazzaro discendenti dai ascendenti dei Malaspina, ma viceversa. In realtà è una questione assolutamente di nessun senso, perché probabilmente le due famiglie nascono ed esistono prima che vengano definiti tali, quindi se erano uno discendente dell'altro e viceversa nessuno lo può dire, perché ripeto, quando nascono le due famiglie i cognomi ancora non esistevano. Ecco, la famiglia San Lazzaro diventa molto numerosa nel corso del periodo che va tra il 1100 e il 1004, si disperde nel corso del 1300, dopo aver avuto, diciamo, il secolo d'oro che è appunto il 1002. Nel 1002 i San Lazzaro sono presenti con tre vescovi, di cui due almeno a Pavia, poi c'è un terzo vescovo che ha un nome stranissimo, non ho mai capito da dove venisse, e poi ci sono svariati podestà delle principali città del nord Italia, Cremona, Modena, Piacenza, Casale, Asti, eccetera, eccetera. Uno che fu anche podestà di Milano. E quindi, diciamo, è il momento in cui la famiglia riesce ad arrivare al massimo splendore, ma essendo molto numerosa e molto litigiosa, pare, sfrontate bellicosi, dice uno storico dell'Ottocento parlando della famiglia San Lazzaro, si disperdono abbastanza rapidamente. Nel corso del 300 sono alleati dei Della Torre durante la lotta del controllo di Milano e Della Torre Visconti. Quando i Visconti all'inizio del 3 diventano definitivamente signori di Milano, i San Lazzaro vengono fondamentalmente sconfitti. Ecco, a quel punto c'è una specie di diaspora, diciamo così, che porta la famiglia in giro, non tanto, non si sono mossi tantissimi, devo dire, abbastanza piccoli tutto sommato, però sì, un po' in giro per il mondo, e si creano alcuni rami, di cui il più importante non per la qualità delle persone, ma perché l'unico che è sopravvissuto e quindi è quello che ha più storia, è il ramo, la cosiddetta linea Monferrina, da cui noi discendiamo, e poi c'era un ramo che era rimasto, se non a San Lazzaro, sicuramente nell'Oltrepò Pavese e a Pavia, che è il cosiddetto ramo di San Lazzaro della Ripa, che tra l'altro è interessante perché l'ultimo rappresentante morto all'inizio dell'Ottocento, Giacomo San Lazzaro della Ripa, fu l'unico proprietario privato dello sposalizio della Vergine di Raffaello, che venne comprato durante l'epoca del disfacimento dei monasteri durante la rivoluzione napoleonica francese, e poi venne da lui donato all'ospedale maggiore di Milano, che e poi finì per questo motivo a Brera, un quadro molto, molto importante, come voi sapete. Ecco, San Lazzaro della Ripa sono un ramo interessante perché mantengono questa loro presenza molto forte a Pavia. Se andate all'università, nel cortile secondo entrando ci sono due o tre giureconsulti con le lapidi, lo stemma e le immagini, insomma la scultura di San Lazzaro, appunto, di membri della famiglia San Lazzaro che erano giureconsulti dell'Università di Pavia. Io stesso ho in archivio una laurea di un membro del nostro ramo che si era laureato a Pavia, perché ovviamente il legame tra Monferrato e Pavia era molto forte. Pensate, questo è un elemento che forse vi può dare qualche idea, c'era molto più interscambio culturale oggi, allora, tra la Lombardia e il Piemonte di quanto ce n'è oggi, a mia opinione. La famiglia San Lazzaro fino a tutta la prima metà del Settecento gravava molto più su Milano ed eventualmente Genova che su Torino, perché il Monferrato entra a far parte del Piemonte soltanto nel 1708, e fino a quel momento nessuno avrebbe detto sei piemontese a uno che abitava a Casale Monferrato,
so se questa cosa vi dà, vi rende un po' l'idea, probabilmente gli avrebbe detto sei lombardo, anche se, come ben capite, la questione ha pochissimo senso. Ecco, torniamo un attimo brevissimamente ai rami della famiglia San Lazzaro. C'è un ramo che rimane in Lombardia, ma che in realtà, dal punto di vista del fatto di avere un feudo, che era Semiana, non parlo qua, ma in realtà questo ramo viene segnalato tra il 4 e il 700 in Spagna, quindi si trasferisce in Spagna. È l'unico ramo della famiglia San Lazzaro che sempre, sicuramente è vissuto all'estero. E se ne hanno memoria fino al 1730. E tra l'altro pare che un San Lazzaro di Spagna andò a combattere Vittorio Amedeo II quando nel 1715 diventa re di Sicilia, in cui c'era anche un San Lazzaro piemontese. Il ramo che ancora non ho citato, ma più famoso almeno dal punto di vista delle glorie nazionali, è il ramo di Napoli, che si stacca dal ceppo principale, probabilmente da San Lazzaro, quindi dal ramo rimasto a San Lazzaro, nel 1389, o due, non lo ricordo, con due capitani della famiglia San Lazzaro, Nicola e Benedetto, che al seguito di Carlo III di Durazzo vanno alla conquista del regno di Napoli. Il figlio di Nicola, Jacopo o Giacomo, viene creato barone delle serre da re Ladislao, figlio di Carlo di Durazzo, e il ramo sarà quello che poi darà vita tre generazioni dopo, Niccolò Jacopo, al poeta napoletano Jacopo Sannazzaro, che come tutti voi ovviamente conoscete, perché è stato il primo poeta non toscano a scrivere in volgare, ha scritto nella seconda metà del 400 l'Arcadia, e è stato un gran fedele degli aragonesi e un grandissimo uomo di cultura, con legami con Mantegna, con legami con Venezia, personaggio importante, insomma, la letteratura italiana, e non solo italiana, deve molto a lui. Tra l'altro ha ispirato molti autori che si sono occupati di poesia pastorale anche in Francia, in Inghilterra, in Spagna, quindi personaggio importante. L'ultimo del ramo napoletano, dato che Jacopo non ebbe figli e suo fratello Marco Antonio ebbe solo una figlia Felice. Quindi abbiamo coperto più o meno il periodo fino alla fine del Medioevo. A San Lazzaro rimane qualcuno che non aveva più molta importanza, c'è qualche sacerdote, c'è qualche persona che ha ancora dei terreni, ma nel frattempo il feudo di San Lazzaro è già stato, dalla metà del 400 circa, dato dagli Sforza ai Malaspina. Il rapporto che Malaspina, ve l'ho detto, era già stato lungo e complesso, perché oltre a questa origine comune di cui si era parlato, si erano scambiati due volte il feudo di Nazzano, castello di Nazzano sopra Tortona, era prima di Malaspina, poi viene acquisito dai San Lazzaro, poi viene riacquisito alla fine del 300 di nuovo dai Malaspina. Un altro fatto importante, che l'unica cosa di cui mio padre mi raccontava, perché l'unica cosa che si ricordava di storia familiare, era che avevano avuto una battaglia intorno alla metà del 300 per la rocca di Goviasco. Siamo di nuovo nell'Oltrepò Pavese, e ovviamente i Malaspina avevano vinto. In quel caso si trattava di Malaspina nel ramo di Olamala. E questo, quindi, il crescere della potenza di Malaspina nella seconda metà del 300 e 400 in zona, ovviamente, è causa della decadenza della famiglia San Lazzaro. Quindi, dalla fine del 300, inizio del 400, diciamo dalla metà del 400, la presenza della famiglia San Lazzaro a San Lazzaro non c'è più.
o se c'è è marginale. Però il ramo piemontese, era un Monferrino, chiamiamolo come vogliamo, che sta in Piemonte, che sta in Monferrato dalla fine del 1100, inizio del 1200, perché i primi documenti sulle proprietà della famiglia in Monferrato sono tra la fine del 1100 e inizio del 1200. I documenti sul castello di Giarola dove abitiamo sono, appunto, al di là del diploma del 1163, sono della seconda metà del 1200, inizio del 1300. E sappiamo che c'erano rapporti tra i due rami, anche intensi, ma non c'era certamente un vincolo giuridico. Ma malgrado questo, nelle pergamene ufficiali, ancora nella prima metà del 500, il San Nazaro, documenti ufficiali firmati o dal Marchese di Monferrato o dal Duca di Milano, quindi non sto parlando di documenti privati, vengono definiti come ex comitibus de Sancto Nazario, come dei conti di San Nazaro. Quindi il titolo di feudatario di San Nazaro rimane nella memoria dei documenti storici almeno fino a tutta la metà del 500. E, cosa marginale, ma che vi dà l'idea del fatto che il legame era molto forte, fu quando la signoria di Giarole diventa contea di Giarole, a differenza di quello che usava in Piemonte, che era quello di cognomizzare il titolo, quindi di usare molto il predicato del feudo, la famiglia San Nazaro ha sempre usato il titolo di Conti San Nazaro o Conti di San Nazaro, perché c'era questa antichissima tradizione sul legame con San Nazaro, col paese e con la Domenica. Ecco, quindi il rapporto che Malaspina è lungo e sicuramente rimane fino al 500. Che cosa succede dopo non lo sappiamo. L'unico ramo che sopravvive la metà del 500, come vi ho detto, è il nostro ramo, che diventano prima legati ai Paleologo, Marchesi di Monferrato fino al 1530, poi ai Gonzaga, Duchi di Monferrato fino al 1708, poi ai Savoia, re di Sardegna dal 1714 fino all'Unità d'Italia. E a quel punto siamo diventati piemontesi per forza. Malgrado la resistenza culturale, ci è toccato dirci piemontesi, mai torinesi, nessuno della mia famiglia ha mai avuto un pazzo a Torino. E, sì, ho quasi finito tu. E mia moglie mi sgrida, sono prolisso. Allora, dicevo, il legame, la famiglia rimane come uomini d'arme, soprattutto, diplomatici alla corte, appunto, dei Gonzaga e poi dei Savoia. E si arriva alla metà del 700, quando nascono alcuni personaggi della famiglia che hanno anche loro, come il nostro Luigi, ovviamente molto meno importanti e molto meno, forti nella loro presenza culturale, ma hanno anche loro, sentono questa forte ventata che arriva dall'illuminismo. In particolare, appunto, Giacomo San Nazaro della Ripa, ve l'ho citato, è quello che acquista lo sposalizio della Vergine all'epoca dello smembramento dei monasteri. Tra l'altro, la figlia sposa l'ultimo che l'ultimo, appunto, San Nazaro del Toramo, pare sia stata una delle prime che piantò delle filande in Lombardia, quindi uno dei primi industriali tessili in Italia, e che sposò un marchese Cornacchio Medici. Il San Nazaro del nostro ramo, San Nazaro piemontesi, pur essendo, appunto, legati alla corte dei Savoia, in particolare Giovanni Battista di San Nazaro, conte di Giarole, vissuto è quasi contemporaneo di Luigi Malaspina, perché nasce, appunto, nel 60 circa e muore nel 21 o 22, è prima gentiluomo di corte, in particolare si dice in questo caso gentiluomo di bocca, cioè erano quelli che assistevano al pranzo del re, gentiluomo di corte di Vittorio a Medio Terzo.
Ovviamente è un ufficiale di cavalleria, combatte contro l'esercito repubblicano nel 1796 al momento dell'avanzata dei francesi. Malgrado abbia combattuto contro i francesi, era considerato di idee troppo liberali, per cui Savoia lo imprigionarono. Potete immaginare quali erano le idee rivoluzionarie che portasse avanti. Era un grandissimo amante soprattutto di musica e di libri, era un grosso collezionista di libri e fu quello che ordinò la catalogazione dell'archivio di famiglia, che è ancora adesso, è stato catalogato all'inizio dell'Ottocento e quindi in qualche modo è, tra l'altro la parte successiva nessuno l'ha catalogata, sta ancora lì. E quindi è, diciamo, uno di quelli che ci ha permesso di ritrovare questo personaggio. Non sappiamo ovviamente se Giovanni Battista Sannazaro e Luigi Malaspina si sono incontrati. È probabile, data la vicinanza dei terreni e la frequentazione di Giovanni Battista con la Lombardia, con Pavia e con Milano, che ci sia stato sicuramente qualche incontro. Tra l'altro il fratello di Giovanni Battista, che si chiamava Giuseppe come me, fu a Vienna fino al 1814, dal 96 al 14, perché andò in esilio e fu aggregato all'esercito imperiale. Quindi insomma abbiamo questa idea di un rapporto più o meno intenso che è nato dal 1000 fino all'inizio dell'Ottocento. Chiudo con una frase che vi leggo perché a memoria non me la ricordo, che ha fatto incidere su Palazzo Sannazaro a Casale Monferrato proprio Giovanni Battista, ed è dell'epoca della Rivoluzione Francese, e mi è sembrata, diciamo, indicativa di questa atmosfera che c'era nel periodo in cui stiamo parlando, quindi nei primi anni, alla fine del 7 e inizio dell'Ottocento. Giovanni Battista fa scrivere in cortile, sopra l'ingresso della biblioteca e dell'archivio di famiglia, queste parole, vedete in francese: Soyez de vos ou libertins, royalistes ou républicains, peu m'importe. C'est votre affaire. Mais si, toujours parlant d'honneur, vous avez les fiers dans le cœur, ne frappez point dans cette porte. Cioè, che voi siate devoti o libertini, realisti o repubblicani, poco mi importa, è vostro affare. Ma se, parlando sempre d'onore, avete il fiele nel cuore, non superate questa porta. Mi è sembrato indicativo di un animo che oggi sarebbe auspicabile in tante situazioni. Grazie.